ragazze, ciao ragazzi. Allora, oggi video un po' tabù, un tema un po' scottante, perché oggi parleremo di seno. Quindi vi darò alcuni trucchetti che vi miglioreranno la vita, o perlomeno a me hanno migliorato la vita, su seno, reggiseni, eccetera eccetera. Come al solito, quando faccio questo tipo di video su temi un po' più scottanti, molto femminili, un po' tabù, voglio evitare il classico pervertito che ha cliccato su questo video solo per l'anteprima o solo perché vuole vedere questo genere di cose, ad uscire da questo video subito. Ciao! Clicca la X. Bene. Ti vedo che sei ancora lì. Clicca la X. Ciao, ciao. Ok, bene. Ora che siamo arrivate solo le femminucce, possiamo iniziare con i nostri trucchetti. Trucchetto numero 1. Avete presente quei vestiti, quei top che adesso vanno molto molto di moda, che hanno la schiena completamente scoperta? Io li amo. Sono bellissimi, sono molto sexy, ma non esagerati. Quindi sono veramente bellissimi e io amo, amo indossarli. L'unico problema con questi vestiti, che cos'è? Quello di nascondere il reggiseno. Perché allora, l'alternativa è il reggiseno trasparente, con il coso trasparente, che è la morte. Cioè è veramente osceno, quelli li odio. Altra alternativa sono le coperte, quelle in silicone, che naturalmente dietro non hanno niente, però se avete molto seno non tengono niente. La soluzione a questo problema è quella di prendere un reggiseno vecchio che magari non utilizzate più. Andate a togliere la parte che va dalla coppa, tutta quella dietro, insomma, lasciate soltanto le coppette, e andate a cucirlo dentro il vestito, dentro il vostro top. Questo è un hack geniale. Provateci, provateci, perché avrete il sostegno del reggiseno. Sarà come avere il reggiseno, ma dietro non avete niente e non avete problemi di seno che cade e si muove, perché appunto avete un vero e proprio reggiseno. Trucchetto numero 2. Altro problema grosso in estate sono quei top, quei vestiti che sono fatti un po' tipo svasati sia davanti che dietro. Quindi praticamente potete indossarlo il reggiseno, perché la parte dietro non si vede, ma quello che si vede sono le spalline, e io detesto che si vedano le spalline del mio reggiseno. È una cosa che non voglio mai, 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 mai che succeda, piuttosto non lo metto. Ma con questo trucchetto molto molto ingegnoso potete tranquillamente metterlo e nascondere le bretelline. È facilissimo, ci mettete un secondo, basta prendere un fermacarte, andate ad inserire le due spalline e lo stringete o qui, quindi mettete il fermacarte qui e stringete le due bretelline qua davanti se il vestito è fatto così davanti, oppure se è svasato dietro basta fare la stessa identica cosa con le spalline dietro. Certo, ci sono i reggiseni adatti, quelli fatti apposta criss cross per essere indossati con questo tipo di vestito, questo tipo di top, ma è dispendioso e ogni volta bisogna andare a comprare un reggiseno per ogni tipo di vestito diverso. Invece con i fermacarte, che costano, lo so, 20 centesimi, avete risolto per sempre con qualsiasi reggiseno, quindi meglio di così. Trucchetto numero 3. Sapete perché i negozi di intimo mettono sempre i reggiseni in esposizione con la doppia copetta, nel senso li appoggiano così e ci mettono le bretelline dietro, non li piegano mai a metà per mettere una coppa sopra l'altra? Ebbene, perché? Perché quando andiamo a piegare, io l'ho fatto fino a un po' di tempo fa, adesso non lo faccio più, li lascio, li tengo sempre tutti belli aperti nel cassetto. Certo, occupano un pochino di spazio in più così i reggiseni, ma non si rovinano, perché quando andiamo a piegare una coppetta e metterla sopra l'altra, la parte al centro soffre molto quel cosino di cotone, e a causa di questo fuoriescono i ferretti, perché la parte viene twistata, girata e rigirata, e quindi si consuma e i ferretti tendono ad uscire. È successo a tutti ed è super fastidioso quando sei in giro e hai i ferretti che ti fuoriescono o qua o da là. Quindi la cosa migliore, ed è per questo appunto che i negozi lo fanno, non si vede mai nei negozi una coppetta sopra l'altra, sono sempre messi così aperti, e fatelo anche voi, metteteli via nei cassetti così, perché durano molto molto di più, specialmente se spendiamo tanto per i reggiseni magari di Victoria's Secret o quelli appunto che costicchiano. Almeno facciamoli durare. Se avete un seno da una terza in su, sapete cosa vuol dire in estate quando tra il seno si formano tipo delle goccioline di sudore, ed è super super fastidioso, e oltre ad essere fastidioso è anche brutto, perché cioè è brutto che gli altri vedano queste goccioline, io mi vergogno. Quindi una cosa che è super utile, se ci pensate, noi andiamo a spruzzare il deodorante sulle ascelle per evitare la sudorazione, e quindi la stessa identica cosa potete farla, è assurdo ma funziona, potete farla anche al centro del seno, perché andando a spruzzare la mattina, quando ci spruzziamo il deodorante sotto le ascelle, possiamo spruzzarlo anche, o anche quello roll-on, qualsiasi deodorante, potete metterlo anche al centro del seno, così eviterete quelle goccioline imbarazzanti, perché appunto i deodoranti bloccano la sudorazione o comunque la limitano, e quindi il problema sarà risolto.
trucchetto numero 5. Se non avete tantissimo seno, una cosa utile sono le coperte in silicone di cui parlavo prima. Ma non so perché, in molti pensano che debbano essere indossate soltanto agganciate, quindi insieme. Non è assolutamente così. Molto spesso quando ho vestiti molto aperti a lato, tendono a vedersi quelle coperte. Quindi cosa faccio? Tolgo il gancetto, quindi le separo, e al posto di metterle così vado a metterle in verticale, al posto di tenerle orizzontali vado a metterle verticali. In questo modo il sostegno è maggiore, però ai lati non si vedono. Trucchetto numero 6: se volete utilizzare un normale reggiseno che ha le spalline rimovibili, quindi non volete che si vedano le spalline sopra, ma avete comunque bisogno di sostegno, quindi un reggiseno ci vuole, si possono andare a togliere le bretelline davanti lasciandole dietro e poi andando a collegarle sotto, formando una specie di appunto sostegno per il reggiseno. In questo modo sarete molto molto più comodo, perché non si vedranno le spalline ma avrete un extra sostegno sotto. Trucchetto numero 7: avete presente quei reggiseni? Anche se non avete tantissimo seno, ma magari portate il reggiseno per tante ore, dopo un po' sembra che praticamente le bretelline vadano a scavare nella pelle. Se avete la pelle delicata come me, sapete di cosa sto parlando, perché fa davvero male. Oltre a lasciare un segno che non è molto carino sulla pelle, fa anche male, perché sembra appunto che vadano a scavarci dentro. Una cosa utile da fare è togliere gli inserti dei reggiseni. Avete presente quelli fatti tipo in stoffa morbida? Sono molto sottili, si possono piegare e andare ad inserire, naturalmente se avete una maglia o un top che li copre, andare ad inserirli sotto le spalline. In questo modo non faranno più male e a fine giornata non avrete quei segni super super rossi sulle spalle. Una comunissima maglia con un comunissimo reggiseno, a volte il collo è un po' troppo largo e nel corso della giornata si intravedono le spalline, quindi dovete sempre stare attenti, io devo sempre stare attenta ad aggiustarle in modo che non si vedano. Cerco di allargare le spalline in modo che non si vedano, ma poi inevitabilmente ritornano dove devono stare, stanno dritte. Quindi una cosa invece utile che si può fare anche qui, a costo veramente minimissimo, basta prendere due spille da maglia, andate sotto le spalle della maglia, andate ad inserirci le spalline del reggiseno. In questo modo potete muovervi, smuovervi, saltare, fare le piroette, ma le spalline del reggiseno non si vedranno. E poi ultimo trucchetto, ultimo hack per oggi, è il trucchetto famosissimo di Kim Kardashian. E come non menzionarlo in questo video, visto che appunto è probabilmente il boob hack più conosciuto al mondo. Ne ho già parlato in un video e poi l'ho testato personalmente. Devo dirvi che, per quanto assurdo sia, funziona davvero e ha il suo perché. Quindi, praticamente, in che cosa consiste, se ancora siete gli unici al mondo a non saperlo? Basta prendere dello scotch, io vi consiglio di utilizzare quello adatto alla pelle, quello che usano gli sportivi, eccetera, perché lo scotch normale può fare un tantino male poi quando si va a toglierlo, però forse quello un po' più spesso, quindi lo scotch normale tiene un po' di più se avete un seno prosperoso. Basta andare a mettere dello scotch praticamente ai lati del seno, quindi partendo dalla parte sotto, portandolo verso l'alto, quindi in modo da alzare il seno naturalmente da entrambi i lati. Stessa cosa si può fare sotto, per andare ad alzarlo anche appunto e da sostenerlo soprattutto. Quindi vi scocciate per bene tutto il seno. Questo trucchetto è un salvavita se indossate un vestito con uno scollo, una scollatura molto profonda. Se avete presente quel tipo di vestito che Kim Kardashian poi porta molto molto spesso, questo è davvero un salvavita, perché vi permette di avere un seno sostenuto con una bella forma, perché vi fa proprio una forma bella rotonda, però appunto non avete bisogno del reggiseno. Poi togliere lo scotch può essere un pochino un problema, ma mi sono reso conto che se vado a metterci del tipo l'olio Baby Johnson o anche dell'olio d'oliva potete utilizzare, poi lo scotch viene via molto molto più facilmente. Quindi questa cosa sembra veramente folle, ma provateci e fatemi sapere, perché tiene su anche il seno più pesante. Quindi questa è una cosa per cui dobbiamo ringraziare Kim Kardashian, mi sa. Quindi questo è tutto davvero per oggi, un bacio e noi ci vediamo alla prossima. Come al solito, scrivetemi qualsiasi cosa nei commenti, qualsiasi domanda. Io ci tengo sempre 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 a menzionare il fatto che leggo tutti i commenti, cerco di rispondere a tutti i commenti, cerco di mettere like, cuoricino a tutti i commenti. Se mi seguite su stories sapete che sono sempre molto attiva nella sezione dei commenti, rispondo, metto cuoricini eccetera, poi vi posto anche qualche volta su stories. Quindi assolutamente scrivetemi, vi mando un bacione. Ah, e mettete like, io non lo chiedo mai di iscrivervi al video, di mettere like, così
qualcosa che va molto di moda, però se vi va di farlo a me fa piacere, non lo menziono mai, però vedere che magari likeate il video o appunto vi iscrivete al mio canale fa molto molto piacere. Non pensate che se ho tanti tanti iscritti questa cosa non la noti e non mi renda felice. Quindi questo è davvero tutto, un bacio e alla prossima, ciao!